Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio fare insieme a voi una cosa, come al solito in questi video, semplicissima, velocissima, un flip album che però sinceramente voi potete utilizzare come card, come abbellimento da attaccare su un junk journal, su un album. È inutile che vi sto a dire come tutti i modi in cui potete usarlo, tanto so benissimo che poi io vi faccio vedere le cose e poi sono molto felice di vederla sui vostri lavori utilizzata nei modi più disparati, giusto quello che è lo scopo dei miei video. Quindi, allora, partiamo subito da un semplicissimo foglio 35x35. Io ho utilizzato uno dei miei fogli, boh, non so neanche di che marca sia, devo dire la verità. È un foglio che avevo comprato tantissimo tempo fa, prima ancora di disegnare le mie carte, quindi niente, ho utilizzato questo. Allora, non dobbiamo fare nient'altro che praticamente dividere a metà il foglio in questo modo, quindi lo pieghiamo a metà, così, piegatelo bene, sia da una parte che dall'altra. Così, ok. Devo solo fare attenzione a metterlo poi dalla parte delle scritte giuste perché vediamo un po', perché se taglio la parte sbagliata faccio subito una stupidaggine. Quindi fatemi un attimino. Dunque, le forbici dove le ho messe? Eccole qua. Allora, adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a tagliare un quadrato, uno dei quattro quadrati, però aspettate un attimo, perché non voglio essere troppo veloce che comincio a tagliare e poi veramente faccio una stupidaggine. Dal momento che io devo, allora voglio che questa sia la mia parte esterna, quindi piegherei così e poi piegherei così. Ok, ci sono, eh? Allora, no, solo perché questo foglio è disegnato, quindi non voglio fare stupidaggini. Allora, io vado a ritagliare questo quadrato. Adesso capirete perché, e quindi in base a quello che avete voi vi potete tranquillamente poi regolare, perché quando vedrete la piega come vado a farla, capirete perché non dovevo fare stupidaggini. E speriamo di non averne fatte. Perché aiuto ultimamente col fatto che anche quando mi metto gli occhiali ogni tanto mi piglio certi abbagli che lasciamo stare. Allora, l'idea è questa. Questa è la mia pagina. Ho tagliato il mio quadrato superiore e devo andare a fare questo lavoro. Semplicissimo. Ora, cosa vado a fare? Vado ancora a tagliare un pezzettino, proprio un filino. Così, per evitare che quando vado a piegare la parte soprastante ci sia troppa precisione e quindi si vada a creare uno spessore, perché non lo voglio. Quindi ho tolto, vedete, un pezzettino in modo da rimanere leggermente sotto la mia riga di piegatura, così quando vado a chiudere vedete che rimane perfetto. Allora, intanto potevo fare in modo, ma non riuscivo, perché volevo fare, quando ho preso il foglio, no? Adesso vi racconto come faccio sempre. Quando ho preso il foglio volevo fare in modo che questa fosse la parte bella, però in realtà per come è messo il disegno, ahimè, non è possibile. Quindi va bene così. Potevo fare un'altra cosa, e vabbè, tanto ormai l'ho tagliato. E quindi niente, ce lo teniamo così. Allora, qui io vi faccio vedere, ho tagliato con le forbici e non sono stata troppo precisa, quindi dal momento che questa è la parte che rimane proprio a vista, direi che deve essere perfetta, per cui vado un attimino a sistemarla. Ok, adesso è dritta, avevo tagliato un po' male, quindi qui non mi piaceva, per cui rifiliamola bene, qui così, ok, sì,
adesso è meglio, perfetto. Quindi cosa vado a fare adesso? Vado a prendere il mio attrezzino per abbellire gli angoli, perché così proprio non mi piacciono, e quindi li vado tutti e quattro a modificare. Guardate che già cambia tutto. Dopodiché prendo il mio distress e vado come al solito a ripassare tutto quanto, perché così rimane decisamente più bello. Allora, lo faccio velocemente perché non l'ho fatto prima, così. Ok. E l'interno, l'interno no, lo lascio così perché mi piace, sinceramente no, lo passo solo sul bordo esterno. Adesso facciamo una cosina carina con la parte che ho tagliato, quindi solo con la parte rosa, magari perché così non si vede la fogliolina piccolina. Vado a creare una tasca da inserire, così non sprechiamo niente. Quindi, allora, io lo faccio ad occhio, perché tanto poi chiaramente sapete che, allora, facciamo così, lo faccio a 11, vado a togliere proprio solo la parte che c'è dove c'è il, così va benissimo. Poi la mia fustellina, che è da un po' che non la uso, e vado anche, allora no, facciamo ancora una cosa anche qui, dal momento che non deve essere giusto giusto, vado a togliere appena appena un pochino di bordino, vediamo se così va bene, perché deve sempre rimanere all'interno perfetto. Questo perché? Perché chiaramente se poi andiamo a piegare, ricordatevi quando fate lavori di questo tipo di non arrivare mai vicino al bordo, perché se voi arrivate vicino al bordo rischiate che poi quando piegate qua vi rimane il gonfiore e non va assolutamente bene. Quindi deve essere leggermente nell'interno, così va bene. Adesso andiamo a fustellare la mia taschina, un po' che non uso questa fustella qui. Allora, in realtà questi giorni, adesso vi racconto, tanto a voi posso raccontare, sto cercando di fare delle prove, di capire bene come funziona la Cricut. Sapete che ho comprato il plotter a taglio perché ho intenzione di fare anche dei tutorial con il plotter, però chiaramente sto cercando di capire sia come funziona, ma quello sinceramente l'ho già capito. Però più che altro stavo cercando di anche capire come fare qualcosa di carino, perché ho visto dei tutorial, ho visto tante, chiaramente, su idee su come viene utilizzato, però insomma io voglio fare qualcosa un pochino così, di sempre con il mio gusto. Vedo delle cose che mi sembrano un po' tanto lavorate, un po' tanto pacchiane, quindi sono un po' così, anzi. No, vi faccio vedere una cosa però, visto che questi sapete che sono dei video che non c'entrano niente con gli altri, vi faccio vedere una cosa che sto preparando, perché mi hanno chiesto, interrompo un attimo, poi nei commenti scrivetemelo se vi sembra, se non vi piace queste interruzioni che vi faccio, me lo dite, non le faccio più, però così ho voglia di condividere con chi so che mi segue e in un certo modo le cose che faccio. E visto che mi sono state commissionate dei lavori da dare a delle maestre per fine anno, ho preparato dei portachiavi che non vi posso far vedere perché non li ho più qua, li ho già dati, con la scritta maestra Tizio Caio Sempronio, sono tutti molto molto carini, ma magari li metterò poi su Instagram, quindi li vedrete. E invece vi faccio vedere quello che ho preparato per delle altre maestre. Ho preparato, guardate che carini che sono, di questi sono molto contenta, perché ho preparato questi vasetti,
Allora, la scritta l'ho fatta con un vinile che è un rosato tutto lavorato, sì, così si vede, anche se c'è la luce sopra che dà un po' fastidio, ma io glieli ho fatti perché li volevano neri, ma io glielo ho proposti di questo colore perché mi sembravano più fini. Ne ho fatti 5, chiaramente ognuno con il nome della maestra, e poi la ragazza che me li ha commissionati, poi il giorno della fine della scuola li riporterà dal vivaio dove ha comprato questo vaso che mi ha procurato lei, farà mettere la piantina e glieli regalerà confezionati. E io li trovo carini carini, quindi questa è una delle cose che ho fatto perché mi sembravano abbastanza fini, mi piacevano e l'ho fatto. Ditemi che cosa ne pensate. E quindi adesso sto pensando a qualche cosina da fare però vabbè, prima o poi vedrete delle cose nuove. Che vabbè, anche chi non ha la cricatta, mi rendo conto che magari uno dice a fare i video, però intanto sono delle idee e uno in qualche modo può fare diversamente se non ha il plotter a taglio. Comunque, in qualsiasi caso, vi dico che questo plotter a taglio è veramente, veramente carino. Si fanno un sacco di cose e quindi ad avere un po' di fantasia, un po' di tempo, che in questo momento, per esempio, tempo ne ho veramente poco, e si possono fare delle cose molto, molto, molto belle. Cercherò di farle, vediamo come sarà. Allora, torniamo a noi. Ho fatto la tasca troppo grande, troppo alta, non mi piace, la riduco ancora un pochino, perché è troppo alta. Togliamo ancora un po'. Chiaramente, come sapete, tutto ad occhio, va bene così. Vediamo. Ok, così ci siamo. Vado a ricreare anche qui i bordini perché altrimenti non funziona bene. E adesso vado con la colla ad attaccarla così. Si è aperto un po' il foro di questa colla, ne esce un sacco. Vabbè. Ok. Quindi la metto leggermente più in alto, così. Mi raccomando, ricordatevi quello che vi ho detto, non andare troppo vicino al bordo, piuttosto rimanete precisi con questo, ma non con questo che deve chiudere, ok? All'interno della mia tasca vado ad inserire dei particolari del mio, realizzati con il mio kit, cerimonia, che io so che anche avete, quindi. Non vedete che ho fatto un libricino semplice semplice e qui abbiamo due tag, quindi inserisco qui libricino e tag, facciamo in modo che appunto facciamo così, no, metto questa che spunta il pizzino e questa qui mettiamo qua e così si vede la farfalla. Ok, così mi piace. E chiudiamo. Ora, per decorare il frontale ho preso sempre delle tag che ho ritagliato semplicemente dagli abbellimenti del kit. Però voglio in questo caso, allora facciamo così, devo passare il distress perché voglio che si veda un po' il rilievo perché altrimenti rimangono piatte. Invece se noi passiamo il distress quando le andiamo ad accavallare, perché voglio fare una cosa semplicina, però secondo me viene carino. Adesso vediamo. Poi magari quando la realizzo non mi piace, ma non credo, vediamo un po'. Vabbè, intanto devo andare a mettere all'interno delle tag qua un pochino di nastrino. Allora, vediamo un po', sì, mettiamo questo così facciamo una cosa che non sia, aspetta che mi piacciono le cose, facciamo tinta su tinta che secondo me viene più carino, non viene pacchiano. Allora, faccio così, faccio in questo modo così, io non spreco il nastrino perché lo vado a tagliare dopo e sono a posto. Eccoci. Così. Idem. Facciamo di nuovo. Li facciamo tutte e quattro. Sì, preferisco il nastrino
il nastrino tinta su tinta, perché già questo kit di carta è bello decorato, quindi già fa tutto da solo. Aspettate, perché qui come al solito sono stata tirchia, ma si può? Cioè, non è possibile. Ok. Mamma mia, non ho tenuto neanche abbastanza nastro per fare la tag piccolina, cioè sono messa malissimo. Ok, ce l'ho fatta, eh. Quindi chiudiamo, tiriamo un po'. Andiamo a tagliare anche questa, così. E facciamo le ultime due. Allora, sì, in effetti potevo anche prepararle prima. Sapete che io cerco di fare le cose un po' noiose, cerco di farle prima, però mi sono dimenticata, quindi devo farle adesso. Va bene lo stesso. Ce la posso fare più in fretta possibile. Anche se sapete benissimo che poi quando uno cerca di fare le cose più in fretta possibile, generalmente, come in questo caso, ci sto mettendo 3 ore semplicemente a far passare il nastro dall'altra parte. Vabbè, ce l'ho fatta, va. Ok, così e l'ultimissima. Allora, qua dividiamo a metà e via. Ok, chiaramente questi sono tutti nastri di recupero che ve l'avrò già raccontato, ma devo dire che a forza di usarli pensavo di averne tantissimi, invece mi stanno finendo. Per quello anche, vabbè che non spreco niente, però sono diventata ancora più parsimoniosa perché. Allora, la mia idea era semplicemente questa. Non so cosa ne pensate, ma volevo fare qualcosa di, sì, di semplice. Perché è un periodo che non ho, che già non mi piacciono le cose troppo elaborate, ma è un periodo che mi piacciono ancora di meno. Non trovo più la colla stick. Eccola qua. Boh, sarà l'estate, sarà il sole, non so, io ho più voglia di cose semplici. Quindi facciamo semplicemente così, secondo me viene bella, è bella lo stesso. Ok, così. Questa la metterei un po' più in su e questa un po' più in giù, non le metto allineate. Le metto così. Ok. E anche questa gliela mettiamo qua di fianco, perfetto. Così, no, mettiamola così, eccoci. Cosa ne dite? Ditemi un po', vediamo. Aspetta un po', bellina. E poi vediamo se ci sta bene, visto che questa è un po' aperta. Sì, io questa clip a me piace un sacco. Io non so se voi l'avete già fatta, perché. Però a me piace troppo, guardate un po'. Poi questo colore qua, neutro, si presta tutto. E la nostra, boh, il nostro flip album, oppure come vi dicevo, è una pagina che voi potete attaccare e usarla per decorare quello che volete. Però sinceramente è talmente semplice e carina, se dovete fare un regalo, un pensierino, mettere due cosine dentro, guardate un po'. È bella che è fatta. Rimetto la mia clips. Tra l'altro voglio provare a fare delle clips un po' diverse. Adesso ci penso e vediamo se trovo un altro modo di decorarle un po' particolari, perché mi piacciono un sacco da utilizzare. Perfetto, direi che ci siamo anche questo video. Spero che vi sia piaciuto. Un'idea, un'ideuzza piccola piccola così. Però direi anche carina e poi anche soprattutto velocissima, quindi quando non si ha tempo, come in questo momento che uno magari ha voglia di fare anche altre cose, in 448 si può fare qualcosa di bello. Ditemi quello che ne pensate nei commenti, spero che anche questo video vi sia piaciuto e ci vediamo con il prossimo lavorettino. Un bacione e buona giornata, ciao ciao!